Oggi è la Domenica delle Palme. Come già vi ho detto, se l'avete preparato un luogo di preghiera con un tappeto oppure un piccolo drap che dà importanza ad un luogo, ad un posto dove voi volete pregare, volete mettervi in unione con il Signore. Oggi vogliamo approfondire un po' il senso di questa giornata particolare che ci introduce in una settimana splendida, magnifica, in cui Dio ci attende. E lo capiamo bene da questa settimana, perché che cosa succede oggi, in questo giorno? Accade che il Signore Gesù dona la sua vita, o ancora meglio, come oggi abbiamo potuto cogliere tra le pieghe del Vangelo, come lo coglieremo quando noi ascolteremo il Vangelo durante la messa o una liturgia che celebriamo a casa, in cui ascoltiamo il Vangelo della Passione di Gesù. In Matteo è forte questa idea che il Padre consegna il Figlio. Tutta la Sacra Scrittura, tutta la parola della tradizione del popolo di Israele faceva comprendere questo, portava a questo, a scoprire che l'alleanza vera ed eterna è quella che stabilisce il Padre offrendo il suo Figlio per tutti noi, per il suo popolo, per tutti coloro che si lasciano da lui incontrare e salvare, cioè per tutti. Vedremo poi venerdì santo che è Gesù stesso che dona la sua vita, ma in questo Vangelo di oggi, in questo straordinario racconto di San Matteo, possiamo leggere in filigrana il Padre che dona tutto se stesso attraverso il Figlio. Ed è davvero una cosa grande. Il Padre dunque ci attende. In questa settimana offre a noi in modo speciale, sacramentale, come diciamo nella Chiesa, il suo Figlio. Lo offre pienamente, totalmente. E questo Figlio ricolmo dello Spirito Santo ci donerà di poter vivere questi giorni, se ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, se ritagliamo dei momenti in cui possiamo in qualche modo concentrarci per cercare Lui, beh, se noi facciamo questo, il Padre come l'ha donato tanti anni fa e come lo dona continuamente nella celebrazione della Chiesa, lo donerà anche alla nostra vita personale, alla vita della nostra famiglia, della comunità in cui vivo, delle persone che amo. Dio dona il suo Figlio ed è questo che noi oggi celebriamo. Il Re di pace è giunto, è arrivato. Entra nella Gerusalemme del tuo cuore. E tu dunque accoglilo, lasciati pienamente amare. Voglio terminare queste mie parole dando qualche indicazione su quello che faremo nei prossimi giorni. Ci concentreremo a scoprire chi è questo re della pace che viene, facendoci guidare dal profeta Isaia. Lunedì, martedì, mercoledì e poi anche venerdì, ma vi spiego perché salto giovedì dopo, noi ci concentriamo su queste antiche profezie del popolo di Israele per scoprire i tratti che disegnano il volto del Signore Gesù, già prima che noi potessimo conoscerlo. Sono i tratti che i canti del servo del Signore ci doneranno. Ma intanto, in questa giornata, trova il tempo, se già non l'hai fatto, di fermarti a pregare e di leggere la Passione del Signore, oppure ascoltandola nella liturgia che noi facciamo, oppure con quelli che vivono in casa tua, prova a leggere e ad ascoltare questo antico racconto di 2000 anni fa in cui si narra del Figlio di Dio che il Padre ha donato nella forza dello Spirito Santo per tutti noi. E infine voglio invitarti a
mettere un mi piace a questo video. Magari se vuoi essere avvisato quando ci saranno anche gli altri video, puoi attivare la campanella e puoi condividere, invitare tutti a iscriversi a questo nostro canale per poter fare anche loro questo straordinario percorso della Settimana Santa. E se vuoi, fammi anche sapere proprio sotto qui, scrivendo, qualche pensiero che hai avuto, come stai vivendo questi giorni, come vorresti viverli. Facciamo di questo momento un momento di condivisione, di comunione. A presto. Ci vediamo domani.